Va bene, raga, riprendiamo l'avventura del training, terza partita. Abbiamo alle spalle il cadavere di nostra madre defunta. Che cacchio c'è là sotto? Resta lucido. Avete visto là sotto? C'è una specie di larva. Boh, vabbè. E qua dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio. Allora, è successo un po' di cose nella partita precedente. Siamo stati ingaggiati dalla Bridge per andare a cremare il cadavere di nostra madre, perché a quanto pare insomma, non si è ben capito che cosa succede con i cadaveri quando muoiono. Arrivano tipo questi mostri dall'aldilà e distruggono tutto quello che c'è intorno quando vengono catturati, trasportati nel loro mondo, a quanto pare. E niente, insomma, adesso questa qua è nostra madre che purtroppo è morta, che era capo della Bridge, e il suo obiettivo è quello di riunificare appunto l'umanità che è distrutta da questo Death Stranding. Top Secret. Stiamo facendo una cremazione top secret perché appunto il colonnello lì, il luogotenente di nostra madre, non vuole che si venga a sapere che lei è morta, perché potrebbe andare a far precipitare un po' il morale, o comunque l'organizzazione, far crollare tutta la bridge, dare l'informazione appunto che il presidente non c'è più. Ancora non si è capito bene cosa sta succedendo, chi sono questi mostri. Tutto ancora un po' misterioso. Lo scopriremo forse in questa partita. Sarà difficile fare un riassunto ogni volta, perché la trama diventa, secondo me, molto bella e sarà particolarmente articolata per i miei gusti. Quindi niente, se non l'avete giocato o non volete giocarlo, vi invito a seguire i video, perché secondo me sarà L'intensità una bella virale nella storia. zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui. Non posso restare nell'inceneritore. Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Cos'è? EBB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché qualcosa non ha fatto il suo lavoro, è tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Thank you.
tue condizioni, la densità chirale è in aumento. Condizioni da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. Accenditi, stronzetto. Forse è vero che sei difettoso. Bravo. Prenditi utile. Torna al centro logistico. Ho capito. Occhi aperti e muoviti piano. Raga, ma io non capisco. Individuando la CA con R1. Quando si avvicina a CA usa R1 per trattenere il respiro. Quando trattieni il respiro non ha maggiore difficoltà. Ah, questo qui ho capito che mi indica. Mi indica dove sono stupito. Oltretutto non so neanche se sono nella direzione giusta. Sì, no, è giusto di qua. Forse mi sto allontanando. Merda. Siamo. Non so di qua. Un attimo, apriamo la mappa. Dove cacchio ci troviamo? Siamo qua in alto. Vediamo un attimo dov'è. Destinazione Capital City. Posizione indicatore. Non è una grandissima idea.
Là c'è anche un affarino. Scarica di adrenalina. Quanto imbatti i miei nemici avranno scarica di adrenalina che farà recuperare rapidamente il vigore. Tuttavia, quando la situazione tornerà alla norma, il vigore subirà un brusco calo. Assicurati di riposare o di bere dalla borraccia per recuperarlo. Allora, un attimo. Borraccia. Vigore recuperato. Seleziona borraccia. Però la borraccia. Seleziona borraccia. Vedete, qua c'è sto Igor qua che ha... Che probabilmente questo Igor qua è un altro giocatore. Però io in realtà non vorrei iniziare a... A sfruttare subito, agevolarmi... Già con quelle costruzioni degli altri. Grazie Ego, ti metto un mi piace. Chissà se possiamo incontrare anche altri giocatori. Io ho seriamente paura che mi bloccheranno i video. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ma lì c'è anche un'auto. Controllo i video. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges, è da giusto. L'ha fondata sua madre la città. Sam, ritorna al centro logistico. Vedi la posizione sulla bussola. Miracolo che siate riusciti a tornare. Se qualcuno dotato di Dooms si collega a un BP, sentimenti e ricordi provocano un feedback come quello acustico. Paure e stress vengono amplificati. E così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BP è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione.
datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Formazione completata, distanza coperta 4 km. Livello 7. Ok. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla presidente. Lui quando si collega al BB vede dei ricordi, che credo che quel signore lì sia suo padre, ma non è che lui, Sam, era un BB, che poi diventa uomo e quindi c'ha i poteri, butto cosa a casa. È quasi ora di andare, Sam. Tieni, è una chiappa sogni. Portalo quando dormi e io sarò sempre accanto a te. Fai una doccia. E graficamente, ragazzi. Graficamente, raga, è devastante. Esegui un'azione. Ok.
No. Proviamo un'altra azione, vediamo. Ah, raga. Ma guardate che dettagli. C'è pure i pori della pelle si vedono. Devastante, raga. Le espressioni facciali. Privacy adesso? Oh, no, tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Immagino che ti stia dando una ripulita. Bravo, vieni nell'ufficio della presidente appena hai finito. Ti sta aspettando. Ne parlano come se fosse ancora vivo. In realtà l'abbiamo appena incenerita. Ottimo lavoro, Sam. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza. Della nuova America. What the fuck? Amelie. Dovrebbe essere sua sorella. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti? Tutto quanto? Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridget 1 ed è andata a ovest. Guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano.
Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Knot City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Catturata? Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Knot City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciino in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens, un gruppo separatista militante. Comandano Edge Knot City. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro? Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso. Non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a Ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un Cupid. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Knot City, trova Amelie e riportala a casa. Dopodiché, assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio, ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea! Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare.
Ma scusa, prima lo voleva distruggere. Dunse e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Probabilmente prima erano tutti connessi da una rete tipo internet, come in realtà lo stiamo vivendo noi, cioè nel senso che noi siamo sempre più connessi in rete di qualche anno fa, e niente, insomma, e magari è stata proprio questa connessione a distruggere tutto, insomma, o forse no, però secondo me qui c'è anche una critica alla società oggi, ma naturalmente verrà fuori più avanti. Sam. Ascolta, tu sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Mentre stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. Il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Che bella immagine comunque. Aspetta! Buongiorno, Sam. Capito perché si ammanetta nel letto, sinceramente. Sam, parla da Yarman. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. La stanza privata è dotata di ogni comfort, doccia, gabinetto, eccetera. Entraci quando devi riposare, controllare l'attrezzatura o rivedere le informazioni. Se hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Ok. Preparati a fare una consegna.
cos'è? Ispeziona armi. Ehi là, ci conosciamo? Dirigo le operazioni di consegna, la manutenzione e le riparazioni. È bello averti con noi. Mi chiamo Mama, in caso non lo sapessi. Quelli lì sono figli. Non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. What the fuck? Che significa? Cosa significa che il rosso è il mio sangue? Niente a destra. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BP in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. Calma BB. BB sembra felice. Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Vediamo. Cambia combinazione dei colori. Che cacchio significa? Cambia combinazione dei colori. Allora, a me piace il nero. Manteniamo il nero. Ma io qua non posso fare niente con ste tute qua, torniamo indietro. Ispezione tavolo, attiva terminale. Beve. Qua pubblicità da Monster proprio esagerata, no? What the fuck? Vigore incrementato. Incrementabile fino a 25. Vigore incrementato del 10%. Ce la beviamo tutte, ce la beviamo. Ci beviamo pure questa. E ci beviamo pure questa. Indosso occhiali da sole. Ispeziona modelline. Zoom in avanti. Usa il lavandino. Usa il bagno seduto in piedi. Usa il bagno in piedi. Un ricercatore che tenta di svelare i segreti delle spiagge e del Death Stranding.
oltre a quelli degli emersi e delle Dooms. Quando fai i tuoi bisogni, il tuo corpo espelle una certa quantità di materia chirale. La materia chirale può danneggiare la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione al chiralium e la comparsa di fobie, nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle Dooms. Fammi prelevare un campione delle tue escrezioni per i miei studi. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e il tuo stato di salute. Ok. Vabbè, vediamo qua un attimo. Ok, mappa informazioni. In questo terminale puoi consultare il database della Bridges, che include molti tipi di argomenti. Non puoi accedere al database completo, ma troverai comunque informazioni utili. Preparati per effettuare una consegna. Allora, attiva terminale. Non ho capito cosa... Oh, non mi fa interagire... Mi fa interagire... Forse devo aprire il menu, un attimo. Forse devo aprire il menu che c'è qua, allora vediamo. Ordini, dati, ordini. Ordini, qua non c'è niente. Vabbè, consiglio, registro, lettore musicale. Salva la tua partita. Vabbè, facciamoci sta doccia. Raga, io direi che ci vediamo proprio direttamente al prossimo video. E partiamo alla grande. E qua siamo arrivati a un punto morto. Credo che dobbiamo uscire dalla stanza per andare avanti. Questa è una roba che abbiamo già fatto. In ogni caso, io spero che insomma il video vi sia piaciuto. E vi invito a supportare il canale con un piace e un'iscrizione. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella.